Buonasera. Grazie. Eccoci. Grazie. A casa. Che bello. Bello, bello. Buonasera. Bello. Allora, io volevo ringraziare il nostro pubblico, perché l'affetto che abbiamo sentito a partire da quando siamo qui con Fabio nella sua trasmissione è stata una cosa meravigliosa e non era una cosa assolutamente scontata. No, assolutamente no, anche perché siamo venuti qui la prima puntata e dalla prima puntata, e oggi siamo alla terza, abbiamo riscontrato questo affetto grandissimo sia da parte vostra qui in studio, ma tanto affetto anche da casa. Quindi queste cose ci aiutano, ci fanno stare bene, ci sentiamo abbracciati in qualche modo. Abbracciati ai... Perfettamente ragione, non è un abbraccio fisico perché non è possibile, ma il vostro abbraccio virtuale è arrivato e devo dire che ha avuto la stessa intensità, una intensità straordinaria, non è vero Massimo? Beh, direi proprio di sì perché è proprio una cosa forte ed è riscontrabile, ed è evidente, non ti pare anche a te? Beh, assolutamente, tra l'altro sono quelle cose che ti danno la giusta carica per continuare ad andare avanti. Beh, certamente, certo. Quelle cose certo. Che ma chissà, no? Beh, è fondamentale dopo... Per tutto quello che abbiamo passato. Tutto quello che abbiamo passato, che non ne parliamo perché per fortuna è rimasto dietro alle spalle, insomma. Tanto dietro non direi. No, scusate, io non vorrei che pensasse che questi due sono impazziti, sono andati fuori di testa. No, a noi fortunatamente sta accadendo quello che auspico accada presto a tutti voi, no? Però spiegaglielo bene. Lo sto facendo. Insomma, noi abbiamo finalmente raggiunto l'immunità di gregge. Non so se si senta. Direi proprio di sì. E spero e speriamo che la raggiungiate anche tutti voi, perché questa è una cosa che deve, secondo me, accadere davvero in tutto il mondo. Sì, ma chissà se tutto il mondo riuscirà a ottenerla. Questa però è un'altra immunità, questa è l'immunità di mandria. Ma dai, su. L'immunità di mandria, quando il vaccino non funziona e va tutto in vacca, c'è l'immunità di mandria, che è quella che appunto ha fatto Massimo. Però per fortuna noi siamo fermi a quella di gregge, che basta e avanza. Ma scusa Massimo, ci sono altri tipi di immunità? Questa è l'immunità di stormo. L'immunità di stormo, che quando per la pandemia si è costretti a emigrare in altri paesi, quando ti mandano a quel paese c'è l'immunità di stormo. Io sarei prudente a migrare in un altro paese. Ma chissà, magari ti trovi meglio. Comunque io credo che sia la speranza di tutti è di lasciarsi dietro questo brutto ricordo e un giorno poter dire: ti ricordi quando c'era la pandemia? No! Questa è un'altra. Ma certo! Questa... Questa è un'unità di branco, quando per l'astinenza gli uomini non possono e allora diventano allupati, ed è appunto l'immunità di branco. Hai voglia, certo. Tra l'altro, non so se avete notato che Massimo mi sostiene nel fare gli animali in maniera assolutamente perfetta. Io adesso voglio farvi una confessione. Allora, voi dovete sapere che io ho conosciuto Massimo quando facevi i rumori. Beh, non mi sembra molto carina detta così, però. No, ma non rumori in quel senso. No, dai. Vabbè, cambiamo. Allora, ok, d'accordo, chiedo scusa. Allora, dovete sapere che Massimo sa fare tutto con la bocca. No, molto meglio adesso. Ma non meglio. In quel senso. Ma non fraintendete, non siate maliziosi. Sa fare tutto con la bocca, nel senso che, ad esempio, Massimo, ecco, è l'unico che io conosca che sa suonare con i denti. Fai sentire, vai, forza. Dai, su, vai. Bravissimo. Cosa hai eseguito per noi?
un concerto perdente. Certo, assolutamente. Un'altra cosa straordinaria che sa fare è la radio. Fai sentire la radio. Vai. Gente della Repubblica, ricevete di dedicare una canzone a... Poi ce ne restano mille. Okay. Due sono i giochi. No, perché Katia non è andata... Giusto, bravo, bravo, bravo. Straordinario. E... Però non solo che, ma anche le cose più semplici, più basiche, non so, ad esempio le porte dell'autobus. Fai sentire come fai le porte, vai sentire, vai. Straordinario, tieni, bravo. Oppure un'altra cosa pregevole, imitazione, sono le cicale d'estate. Vai con le cicale, vai. Straordinario. Bravo. Una cosa ancora più delicata. I cani in lontananza. Vai con i cani in lontananza, vai. Bravo. Ah, un'altra cosa straordinaria che mi fa Massimo spesso la mattina, la caffettiera. Vai con la caffettiera, vai. Bravo, doppio questa volta. A proposito di cani, i nostri amici a casa l'aspetteranno di sicuro. Come fa l'alano? Vai. Il setter inglese? E il mastino napoletano? Straordinario, davvero, davvero straordinario. Grazie. Beh, mi hai fatto questa bella sorpresina. Io devo dire che invece Tullio, come l'ho conosciuto? Tullio l'ho conosciuto apprezzando le sue qualità di persona estremamente piena di cultura. Ecco, per lui la cultura è davvero tutto. E tanto che ha perfino riscritto il dizionario della lingua italiana. Eccolo qua, il nuovo Solenghi. Perché è importante rivalutare un po' la nostra lingua, si stanno perdendo queste cose, quindi è importantissimo. Dacci un assaggio di questo dizionario. Allora, parte la musica, bene. Cerbottana, cervo femmina di facili costumi. Ciclostile, eleganza nel pedalare in bicicletta. Apostata, apostolo con prostata infiammata. Culinaria, sistema di areazione dei glutei. Preterintenzionale, sacerdote che lo fa apposta. Troica, donna russa di facili costumi. Polka, donna cinese di facili costumi. Assillo, scuola materna sarda. Ho portato il bambino all'assillo. Pappa Fico, sfruttatore dal gradevole aspetto fisico. Kaki, domanda rivolta solitamente a chi è chinato dietro un cespuglio. Paleontologia, studio di testicoli preistorici. Culminare, fare uso di supposte esplosive. Abbecedario, espressione di sollievo nell'accorgersi che è arrivato Dario. Ah, beh, c'è Dario. Balaustra, testicolo lucidato di fresco. Stromboli, offesa di origine vulcanica. Ippocastano, ippopotamo ossigenato. Bigodino, orgasmo che vale doppio. E infine acculturato, affetto da stitichezza. Acculturato. Allora non ha la possibilità. Grazie. Giulio Solenghi, Massimo Lopez!